Bentornati sul canale, gli amici di Sara e Ale, per la rubrica Cose vecchie in edicola. Come sempre, ricapitolo, abbiamo trovato, a volte si capita, delle buste che contengono altre buste e al suo interno abbiamo trovato cose vecchiotte che a noi piace recensire comunque. E la cosa importante è che comunque sono belle, anche se... Che fai, ti addormenti? Devo dire una roba. Dilla. Quello che stavo dicendo è che l'importante è che le cose siano... Prego. Che praticamente questa è la prima serie di Letterboxd. L'ho capito. Che un mio amico mi ha chiesto dove li avevano comprati. Si compravano in edicola. Esatto. Adesso ci sono gli Animal Box, ci sono altre serie. Questa è stata la prima ed è di 4-5 anni. E lo saluto, si chiama Davide. Salutiamo. Ciao Davide. Se troviamo la D, gliela regaliamo. Sì. E cosa che vediamo che lettera troviamo? Oramai in edicola, insomma, ha chiesto dove si possono trovare. La E? No. Allora, in edicola non si trovano più, a meno che non trovate in quelle edicole che hanno un po' di che hanno un po' di fondo di magazzino. E allora, vediamo un po' la checklist. Allora, dove li trovate? Allora. Non abbiamo trovato la D, la... già. L'ultima volta cosa abbiamo trovato? La C? No, la G? La C. Ce l'hai? Sì. Molto semplici, però sono carini. Poi nelle versioni successive hanno fatto che si potevano combinare in un robot più grosso, eccetera, eccetera. Eccolo qui, brava! L'altra volta abbiamo trovato la C, che è trasformata diventava... Tu quale vorresti? Oh mamma mia, che domanda, difficile. Aspetta, la C la lasciamo qua intanto. Sia da robot sia come lettera, c'è anche questo. Allora, velocemente, come lettera sicuramente la A mi piacerebbe. Come robot... Più di tutti quale vuoi? Beh, la A sicuramente, poi come robot... No, ma proprio più di tutti. Ma non, la Z penso, perché è più particolare, guardate, la Z è questo qui, un po' così grossino, carino. Z. Abbiamo trovato la D, però abbiamo trovato... Via questo. La A. La A, vera, il mio preferito come allora. Lettera. Wow, è la mia, sì. Molto semplice. Sono semplici da trasformare, però diciamo che i bambini piccoli possono anche poi imparare delle lettere con il sussidio di robot. È così? Va ruotato poi. Optimus come Prime, e questo si chiama Aton. Aton, quindi abbiamo trovato questi due. Ripeto, è una fortuna a volte trovare questi prodotti. Ci manca la B e poi facciamo A, B, C. E basta, però ci fermiamo. Chiudiamo intanto questo box, anche l'altro. Vi faccio vedere le lettere vicine. E sono fatte questo bene. Questo c'ha la testa dietro, guarda, e la giri. Questo invece si tira su. Sì. Facciamo uscire solo le teste. Eccole qua, così sono solo le teste fuori. L'idea è geniale. Sono stati veramente intelligenti a fare questa cosa. È molto, molto, molto carina. Che poi questa è anche una U. No, perché è una U storta, sì, però. Sì, ma se si alza così. Questo ti piace perché ti somiglia. Non mi somiglia, è che sembra un po' un teschio. È che la Z sembra un po' un teschio. Vabbè, se ci capiterà ne apriremo ancora, voi lo sapete, tutto ciò che ci passa di mano. Se troviamo la N, la E diventa cane. Se troviamo la P, la A diventa K. Ovvio, servono anche le doppie lettere perché sono importanti. Oppure se troviamo una S, una A, una R, una A... Abbiamo speso un sacco di soldi. Cioè abbiamo trovato tutte quelle. Se abbiamo trovato una S, una A, una R, poi mettiamo questa, viene sale. Quindi abbiamo già una lettera del tuo nome. Il tuo è composto da 4 lettere, il mio da 10. Puoi fare Ale. Ale, sì, è vero. Quindi... Troviamo la L, la E. Lei, Barbie. Quindi continueremo con la rubrica... Cose... Cat, ok. Che perché un letterbox di carta che non si trasforma. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, commentare. Non mi ricordo più che cosa devo dire. Comunque, schiacciate la campanella per essere aggiornati su tutti i video. Come sempre. Noi vi spieghiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.